L'arco di Traiano di Benevento è un arco celebrativo dedicato all'imperatore Traiano in occasione dell'apertura della Via Traiana, una variante della Via Appia che accorciava il cammino tra Benevento e Brindisi. Il monumento, giuntoci sostanzialmente integro, compresi i numerosi rilievi scultorei che ne decorano le superfici, risulta essere l'arco trionfale romano con rilievi meglio conservato. L'arco fu costruito tra il 114 e il 117 d.C. In epoca longobarda, l'arco venne inglobato nel lato settentrionale della cinta muraria e prese il nome di Porta Aurea. Lì accanto sorse la chiesa di Sant'Ilario, in cui ora è stato allestito il videomuseo dell'arco. Subì diversi restauri in seguito ai danni del tempo e dei terremoti, sotto Urbano VIII, poi nel 1661, nel 1713 e nel 1792. In particolare, nel 1713, quando l'arco era utilizzato ancora come porta cittadina, si sgretolò e cadde l'architrave di marmo che serviva da battente alla porta. Nel 1850, in occasione di una visita di Papa Pio IX per suo ordine, l'arco venne isolato, abbattendo le case che vi si erano addossate. Oggi è posizionato al termine della breve via Traiano, accessibile dalla principale strada del centro storico, Corso Garibaldi. È stato restaurato e parzialmente isolato dal traffico cittadino. L'Arco del Sacramento, di costruzione romana, si trova a Benevento. Sormonta via Carlo Torre all'angolo del Palazzo Arcivescovile. La costruzione dell'arco è databile tra la fine del I e l'inizio del II secolo. La facciata si presenta priva del rivestimento marmoreo, di cui rimangono alcuni lacerti, e delle statue originariamente alloggiate nelle nicchie ai lati delle fronti. L'arco dava adito all'area del foro, dalla parte meridionale della città, nei pressi del Teatro Romano. Arco onorario o trionfale d'epoca romana, quasi sicuramente post-Traianea, sorge al termine di via Carlo Torre, al lato del Duomo. La zona circostante è un'area archeologica che, in epoca romana, faceva parte del foro e comprendeva un impianto termale. L'area alle spalle del Duomo cittadino è stata riaperta al pubblico nel 2009, dopo un lungo intervento di riqualificazione. I lavori hanno permesso di riportare alla luce tutto il complesso termale presente nella zona. Naturalmente, il restauro ha interessato anche l'Arco del Sacramento. L'arco è sorretto da pilastri in mattoni del diametro di 5 metri ciascuno e presenta sui due versanti delle nicchie laterali che probabilmente ospitavano delle statue. Nel Medioevo l'arco del Sacramento fu spogliato delle sue sculture, dei marmi e delle decorazioni. Oggi, con i suoi rossi mattoni, si presenta nelle sue possenti linee essenziali. Teatro Romano di Benevento fu costruito nel II secolo sotto l'imperatore Adriano, nelle vicinanze del Cardo Maximus. Oggi è circondato dal medievale rione Trigia. La pianta è semicircolare, ha un diametro di 90 metri e originariamente aveva una capienza di 15.000 persone. L'esterno presentava 25 arcate articolate su tre ordini, delle quali rimangono oggi quelle del primo, inquadrate da colonne con capitelli tuscanici che danno accesso all'interno alternativamente tramite corridoi e scale, e parte di quelle del secondo ordine. La cavea si è conservata in buona parte. Sotto di essa i corridoi e le scale d'accesso sono collegati da due ambulacri paralleli che fanno da cassa armonica. La scena, molto ampia, presenta resti di tre porte monumentali, alle terminazioni della cavea che davano accesso all'orchestra. Ai suoi lati vi sono resti dei parodoi. In particolare la sala a destra conserva il pavimento in mosaico e le pareti marmoree policrome, come forse in origine doveva essere rivestita gran parte del teatro. Alle spalle della scena tre scalinate portavano ad un livello inferiore, forse ad un ingresso monumentale per gli artisti. Il viale d'ingresso è decorato da mascheroni, che richiamano quelli usati dagli attori. Attorno al teatro sono ancora in corso indagini che hanno rilevato resti di costruzioni, forse adibite a scuole di ballo e associazioni di artisti. Il teatro presenta un'acustica eccellente ed, essendo totalmente agibile, è oggi utilizzato nella sua funzione originaria per manifestazioni musicali e culturali, in particolare la città spettacolo e la stagione lirica.
Anche se il teatro fu inaugurato nel 126 sotto Adriano, recentemente sono emerse sotto di esso strutture sepolte da un'alluvione avvenuta nel primo secolo d.C. Si suppone quindi che sia stato costruito sui resti di un edificio anteriore. Un'iscrizione rinvenuta sul pulpitum ricorda l'istituzione da parte di Adriano della carica di curator per la costruzione dell'edificio. Un'altra base onoraria, rinvenuta nel dicembre del 1938, dedicata dalla colonia beneventana a Caracalla, erede designato del padre Settimio Severo con il titolo di Cesare, ha fatto supporre restauri o rifacimenti databili tra il 198 e il 210. Abbandonato in epoca longobarda, il teatro fu parzialmente interrato e utilizzato come fondazione per abitazioni. La chiesa di Santa Sofia è un antico edificio religioso di Benevento. Sorge nella piazza precedentemente omonima, oggi intitolata a Giacomo Matteotti. Si tratta di una delle più importanti testimonianze dell'architettura longobarda nella Longobardia Minor ed è iscritta alla lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel giugno 2011. La chiesa fu fondata dal duca longobardo Re di II, intorno al 760. Fu dedicata a Santa Sofia, ovvero alla Sapienza. Un discusso intervento di restauro nel 1957 ripristinò scrupolosamente, sulla base dei documenti disponibili, le absidi e l'originale pianta della chiesa longobarda ed eliminò le cappelle settecentesche. Tuttavia, lasciò quasi mutata la facciata barocca. Per quanto riguarda l'architettura, la chiesa di Santa Sofia ha una circonferenza di 23,5 metri di diametro. La pianta centrale si rifà a quella di un'omonima chiesa di Costantinopoli, ma è molto più originale. Al centro sei colonne, prelevate forse dall'antico tempio di Iside, sono disposte ai vertici di un esagono e collegate da archi che sorreggono la cupola. L'esagono interno è poi circondato da 8 pilastri di pietra calcarea bianca e 2 colonne ai fianchi dell'entrata. I rimandi artistici sono molteplici. Da un lato il corpo centrale slanciato richiama la tradizione propria dei Longobardi, già affermata a Pavia. Dall'altro l'articolazione dei volumi richiama l'architettura bizantina. Degli affreschi originari dei colori vivaci, che una volta ricoprivano tutto l'interno della chiesa, sono rimasti alcuni frammenti nelle due absidi laterali. Sono opera di artisti legati alla scuola di miniatura beneventana e furono dipinti fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo. Molto affascinante è il portale romanico, il quale è incluso in una cavità più grande che ricorda anch'essa un portale, fiancheggiata da due colonne che reggono un altro arco. La Cattedrale Metropolitana di Santa Maria di Episcopio è il principale luogo di culto, sede vescovile dell'omonima arcidiocesi metropolitana. Esistente sin dalle origini della chiesa beneventana, fu quasi totalmente distrutta dai bombardamenti degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale e successivamente ricostruita. La cattedrale, dedicata a Santa Maria di Episcopio, si affaccia nella piazza omonima. Alle sue spalle si trova il palazzo arcivescovile. Il Duomo di Benevento fu il primo tempio cristiano eretto nella città, in forma umile e primitiva, quando la nuova religione arrivò per le vie consolari romane nell'antica capitale del Sannio e vi fu stabilita la prima organizzazione ecclesiastica. L'edificio sorse nel centro dell'antica città romana, dove ora la chiesa vi era il Campidoglio. La fondazione più antica è fatta risalire agli inizi del VII secolo, mentre le dimensioni odierne furono raggiunte con la riedificazione dell'VIII secolo, che trasformò l'antica chiesa nella cripta della nuova. Tale riedificazione è uno dei momenti più importanti di un complesso intervento urbanistico, stimolato dal duca longobardo Arechi II. Emblematico è il portale di bronzo posto all'entrata, conosciuto con il nome di Iano Maior. È un'antica porta di bronzo, il maggiore poema dell'età romanica nel mezzogiorno d'Italia, come la definì il Venturi, e fu ristrutturata nel 1980. Al posto del portale originale oggi è presente un calco, mentre Iano Maior è visibile in una posizione più arretrata. La cattedrale è stata oggetto di lavori di recupero e valorizzazione durati 7 anni, dal 2005 al 2012.
I lavori sono stati interrotti numerose volte a causa del ritrovamento di diversi reperti archeologici, quasi tutti afferenti al tardo periodo romano della città, in particolar modo legati al culto pagano egiziano installatosi per poco tempo all'epoca.